In campo per l'ottava giornata di ritorno a Tessa e Manoppello. La formazione di casa in casacca bianca deve fare a meno di Spinelli infortunato. Pierini schiera così un attacco a tre punte per cercare di ottenere la prima vittoria in questo girone di ritorno. Il Manoppello in divisa rossa deve rinunciare a Tricca che siede in panchina per problemi fisici. Il risultato finale è di 0-0. Le due squadre hanno dato vita ad una bella gara, specie nella ripresa quando la Tessa è partita a mille alla ricerca del gol e si è esposta al contropiede avversario innescato più volte da Andrea e soci. Prima azione al 14esimo, Bruni spara alto sulla traversa. Al 17esimo risponde la Tessa con Scalingi che si procura e batte una punizione dal limite, ma Ciprietti blocca. Poi per vedere un'altra azione bisogna attendere il 42esimo quando Petaccia stoppa bene ma perde l'attimo. Al 47esimo Scalingi tira da 30 metri ma il pallone termina fuori. Nella ripresa la Tessa appare determinata a far suo l'incontro e già al primo minuto Scalingi provoca un brivido alla difesa ospite. Passano 60 secondi e Scalingi crossa per Simonetti che arriva tardi all'appuntamento. Al minuto 7 Simonetti ha una buona occasione ma non riesce a concludere in porta. Dopo un minuto sale in avanti Masciangelo, ma il suo tiro è facile preda di Ciprietti. Sul finire, dopo il vano assalto degli avanti rossobrù, il Manoppello sfiora il colpaccio con D'Andrea che con un bel pallonetto dal limite provoca i brividi all'Epore. A Tessa che non guarisce dal mal di gol e perde un'ottima occasione per guadagnare tre punti determinanti per la salvezza. E adesso passiamo a sentire e a vedere le interviste di Giuseppe Di Nenno ad alcuni protagonisti nel dopo partita di Atessa Manoppello. Vediamo. Mister Pepe, una partita vivace, giocata bene dalla sua squadra ma anche dalla Tessa. Nel finale abbiamo visto che le due squadre hanno dato l'impressione di poter rompere l'equilibrio da un momento all'altro. Sì, perché diciamo che verso la fine sono saltati, diciamo, tutti gli schemi, quindi come potevamo segnare noi poteva segnare anche la squadra avversaria. Comunque tutto sommato il pareggio, diciamo, che è un risultato positivo sia per noi che per la squadra avversaria. E come ha visto la Tessa? Può raggiungere l'obiettivo salvezza secondo lei? Diciamo che la Tessa è una squadra di ottima caratura. Io credo che ce la possa fare, diciamo. Però diciamo che devono cercare di fare qualche risultato pieno in casa, perché siccome la classifica si è spezzata in due tronconi, diciamo che Val di Sangro, Montesilvano, Guardia Grilla e San Salvo che fanno un campionato a parte, diciamo. Le altre squadre sono tutti impelagati, ad eccezione del Rocca Spinalveti, che io penso che sia una squadra già spacciata alla retrocessione. Le altre squadre sono tutti diciamo in lizza per evitare i play-out. Siamo con il professor Massa, presidente onorario della Tessa Calcio. A lui chiediamo di farci il punto dell'andamento della Tessa Calcio in questa stagione. È una stagione dagli alti e bassi, una stagione che ci ha illuso poco prima di Natale e adesso noi stiamo pagando lo scotto, perché purtroppo abbiamo 11 giocatori, di cui uno quasi sempre squalificato, gli altri infortuni e qualche raffreddore o qualche epidemica, diciamo, che di solito si verifica durante le stagioni invernali, non sono molto dispiaciuto della partita di oggi, diciamo, se ne vogliamo parlare un poco. Mi ha colpito molto la distanza che l'arbitro ha avuto continuamente dal gioco vero e proprio, per cui sì, abbiamo visto l'arbitro spesso in ritardo rispetto all'azione. Qualche azione lo ha fischiato dopo che gli altri hanno parlato, ora possono essere i nostri oppure quelli di Manoppello, però un fatto è certo, oggi per la partita di oggi ormai è andata così. Forse ci è andata bene perché gli ospiti si sono mangiati due gol quasi fatti. Noi forse uno, abbiamo avuto forse un rigore mancato proprio per ciò che dicevo prima, che l'arbitro a distanza credo che non l'abbia potuto vedere, o non l'ha visto, o non l'ha voluto vedere, non lo so, non voglio fare nessun apprezzamento, insomma. Purtroppo siamo arrivati a una svolta decisiva, o cominciamo a giocare veramente per vincere, perché credo
che proprio la voglia di vincere ci faccia commettere degli errori e poi agli ultimi minuti prendiamo quel gol che di solito si ottiene, gli avversari ottengono sempre con un solo tiro in porta. Stava succedendo pure oggi, non è successo e ci possiamo dichiarare fortunati.